5 metri oltre a un parcheggio sul lato
fede del sabato, andare a convocare l'urgenza del Consiglio Comunale, perché solo il Consiglio Comunale può deliberare e accettare sia di vendere sia di acquistare qualcosa che arricchisce il patrimonio. Quindi questo è il motivo della corsa a dover andare a celebrare il Consiglio in modo straordinario e urgente. Io ritengo che questa volta il Comune di Berito ha raggiunto un risultato storico, perché per la prima volta c'è una sembianza, una parvenza, che si tocca con mano, di presenza del Comune, quindi dell'amministrazione, presso la comunità. Perché ad oggi, purtroppo per noi, la comunità non è stata mai toccata da alcuna opera pubblica. Ricordo solo che l'ultima spesa che l'amministrazione del mondo poteva effettuare sulla contrada risale al 2015. Al 2015 con l'amministrazione di Antonio Paolo abbiamo fatto una stesa del salto ed è stata l'unica spesa a memoria da quando io sono in amministrazione. Quindi questa volta sono veramente felice di poter rappresentare l'intera collettività e di dare la nostra presenza presso la nostra presenza, la presenza dell'amministrazione presso la contrada. Che cosa si farà? Questo che si va ad acquistare. Nell'immediato l'idea è quella di creare da subito, appena possibile, cioè bisogna mettere un attimo in sesto gli uffici, per creare l'ambulatorio del medico, perché in questo momento, quando il medico di base va alla contrada, non ha dove appoggiarsi. Visto che l'amministrazione politicamente ha deciso di dare sia a Berito sia a Ostigliano quei luoghi a titolo gratuito, dove il medico si appoggia per ricevere i propri clienti, daremo la possibilità anche presso la comunità di poter fare la stessa cosa. E questo è il motivo di orgoglio per l'amministrazione, perché per la prima volta portiamo la presenza dell'amministrazione regionale. Poi resterà ovviamente da andare a sistemare secondo le esigenze dell'amministrazione. Ancora non abbiamo sviluppato un progetto di che cosa vale tutta la parte dei 300 metri eccedenti, 35 metri probabilmente serviranno per il medico, restano altri 300 metri, quindi c'è tutto un lavorio da poter fare ancora, e ancora però non è stato deciso a livello di amministrazione. Ci lavoreremo e lo andremo a inserire di sicuro nel piano triennale delle pubbliche e va inserito nel bilancio previsto nell'anno 2021-2023. Allora, a questo punto io, se non ci sono interventi, chiederei di voi avvicinare il primo consenso.
capo di cosa vuole essere il piccolo del capo, perché non dice 5 comuni generali. Quindi chi andare in lavoro, perché non ci sono 25 comuni generali, dice 5 comuni generali, anche lui della Rai, eccetera, eccetera, che se scrivessi che se ne poteva contratto, non poteva venire, non poteva dare paura, riprendendo perché se c'è il suo nome. Le società finanziarie che ci muovono, autorizzano la congelazione della congelazione di potere, scritto per l'esercizio dell'entrata di congelazione, dice questo è la 14.475. Solo dopo la riassicurazione del sintomo che risultava di
contrastare quello che dice l'avvocato, un qualche cosa è messo in modo giù presso la contraria scappata. La modalità abbiamo visto in due teorie. Uno, dove oggi sta sorgendo l'Oasi del Bambù, e ce l'hanno chiesto 200.000 euro. Un altro terreno che si può chiamare Antonio, che è il fratello di Olio, per chi non conosce bene la questione laggiù, e ce l'ha chiesto 45.000 euro, per un terreno che è 10 volte inferiore a quello che oggi andiamo ad acquistare. Poi avevamo comunque tentato di andare avanti con la progettazione, avevamo comunque dato il campo all'ingegnere Cristian Apollo di avviare una progettazione su un terreno che avremmo poi dovuto fare l'esproprio. Visto le difficoltà sia a livello di quantizzazione, perché eravamo comunque molto più alti nella realizzazione, sulla realizzazione, era con l'esproprio e con la progetto di 15.000 euro, che sarebbe l'importo che è riportato nel bilancio, 15.000 euro, senza considerare l'importo dell'esproprio perché non abbiamo fatto alcuna trattativa ancora. Però le difficoltà che spaventavano di più l'amministrazione erano le autorizzazioni. Oggi sono totalmente cambiate le normative rispetto al passato. Le autorizzazioni che gli uffici sistemi hanno avuto nel passato, non è detto che oggi le possano avere in questo modo. Quindi nel momento in cui abbiamo ricominciato a discutere come andare avanti sull'iniziativa, abbiamo tentato di parlare con l'azienda editrice della cosa che è andata molto. E quindi abbiamo spronato sia l'azienda sia noi di cercare di fare il più in fretta possibile. Quindi abbiamo cercato di esplorare il maggior numero delle ipotesi possibili, onde evitare uno spreco. Io ritengo che purtroppo per la parte editrice loro non vanno a fare, purtroppo per loro, perché hanno più difficoltà. L'amministrazione in questo momento ritengo che ha un prezzo di favore, perché di sicuro qualunque stima la si fa fare è un prezzo sicuramente maggiore. Quindi è chiaro che l'amministrazione è vero è che fa un mutuo per 29 anni, però ritengo che siano soldi ben spesi, perché si dà la possibilità a chi vive in quell'area di sentirsi veramente rappresentato. Quindi io sono fermamente convinto che stiamo facendo un'operazione storica. Poi magari sbagliamo, era la storia se andiamo a sbagliare. Volevo aggiungere, perché mi sono dimenticato dell'esposizione che precede, perché tra le varie difficoltà che abbiamo avuto per arrivare a stasera è che purtroppo l'azienda che gestisce è stato sottoposto a un sequestro per quanto riguarda la guardia costiera di Agropoli. Quindi prima di arrivare stasera abbiamo dovuto chiedere alla procura se quel pezzo di terreno, quel ex esercizio, fosse sottoposto a sequestro. Abbiamo la certezza, perché firmato dal sostituto procuratore della Repubblica, dottor Antonio Ricci, che quel pezzo di terreno, l'ex esercizio, non è sottoposto a sequestro. Quindi abbiamo la sola certezza di muoverci nella legalità, sperando di non commettere errori. Quindi detto questo, se ci sono altri problemi, per te, altrimenti metterei ai voti. Favorevoli? Ma io lo conto perché ho grosse perplessità sull'operazione, per cui non ti do conto, quindi proprio dal conto da toccare. Immediatamente seguibile. Ok, quindi io prima di chiudere il consiglio, da parte della dottoressa Ivana Cicco, la quale scrive al sindaco e al segretario comunale di diritto, e scrive: facendo seguito la convocazione di Nocera del consiglio di adesso, i sottoscritti consiglieri comunali di minoranza, Ivana Cicco e Marcello Ponzo, visto il vigente regolamento, preso atto che non sono stati sentiti dal gruppo in sede di conferenza, dichiarano che non tenete parte la convocazione del consiglio Nocera e pertanto non partecipano al lavoro della salute del consiglio stesso. Chiedo inoltre, in caso di svolgimento del Consiglio, di dare lettura di questa comunicazione a tutti i consiglieri presenti ad apertura dei lavori, ma questo non ci presenta, forse lo parlo prima o dopo. Quindi io la lettura l'ho data, ovviamente non concordo nel modo più assoluto con quello che dice il dottoressa, perché non è affatto obbligatorio fare la conferenza del gruppo, è una facoltà del singolo. Per correttezza e sicurezza cerco di farla sempre, dal gruppo di maggioranza del testimone. Non ho mai avuto il piacere di avere la dottoressa Ivana Cicco nella cosa del gruppo, mai, mai.
sta bene da